Questa Romania si chiama soprattutto Berlusconi, non si deve nascondersi dietro un dito, cioè la presenza nel nostro paese del Presidente del Consiglio, che ha un conflitto di interessi mai sanato e che in più ha un atteggiamento di sfida aperta e di attacco nei confronti delle libertà costituite, è un dato di fatto. Il fatto che ci sia dietro anche una strategia lo dimostrano anche alcuni eventi, come dire, un po' inquietanti, ad esempio proprio il Parlamento europeo, il Partito Popolare, che è quello a cui fa riferimento in questa parte il Popolo della Libertà, ha cercato di impedire con la sua maggioranza la discussione di questo ordine del giorno sul problema della libertà di stampa. Questo attacco, questo atteggiamento di violenza nei confronti dei giornalisti e dei media è una cosa che ci preoccupa ovviamente tantissimo. Noi diciamo che l'Italia, ma in questo anche la Francia col presidente Sarkozy, sta sempre più assomigliando in questo alla Russia di Putin. Ovviamente in Russia ci sono molte più problematiche che non in Italia, però questo tentativo, questa desiderio di zittire l'informazione, di controllare l'informazione, di impedire ai giornalisti di essere il quarto potere, di essere il cane da guardia nei confronti degli altri tre, è un desiderio sempre più presente nella politica italiana, sempre più incarnato al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, e che ci preoccupa tantissimo e che va stroncato sul nascere.